bentornati nella mia Smile Room. Oggi andremo a vedere alcuni esercizi per contrastare l'indebolimento muscolare. Per fare questo abbiamo bisogno di due pezzi di Scottex che ci serviranno dopo per un lavoro sulle gambe, un asciugamanino se ce l'avete o se no anche una palla, una piccola palla perché la andremo a mettere principalmente anche tra le ginocchia, e un yoga block, o se non avete uno yoga block, un libro più o meno di questa altezza, o un rialzo, un qualcosa da simulare poi anche un gradino. Quindi iniziamo adesso senza niente, ci posizioniamo sulla nostra sedia, in punta la sedia sempre, con le braccia rilassate, e iniziamo bene con il riscaldamento, andando a far ruotare le spalle indietro. Inspiriamo ed espiriamo, allungandoci bene verso l'alto e spingendo bene con i glutei la sedia. Cambiamo il verso e andiamo in avanti. Inspiro ed espiro, sentendo bene la spalla che ruota e già un po' anche il busto. Dopodiché ci fermiamo in centro e solleviamo le braccia in alto fin dove arriviamo. Inspiriamo e ritorno giù fuori l'aria. Le gambe sempre bene allineate, cercando di mantenere bene la linea e i loro binari. E ancora scendo. E ancora due, sollevo, inspiro, espando la leva toracica e scendo fuori l'aria. L'ultimo sollevo e ritorno fuori l'aria. Ok, da qui porto le braccia semplicemente avanti e andiamo ad aprire e chiudere le mani. Tiro, apro e chiudo, ancora 5, apro grande 3, 2 e 1. Rimango e giro i polsi, mantenendo, se riusciamo, sempre le spalle lontane dalle orecchie, le braccia bene distese, che è un po' difficile. Cambio il verso, respiro, ruoto bene i polsi, fuori l'aria, ritorno e scendo. Appoggio le mani sulle cosce e andiamo a inclinare il busto avanti e indietro, così andiamo a riscaldare bene tutta la parte del torace, tutti i muscoli della schiena, cercando di portare dietro bene i gomiti e di spingervi in avanti. Le mani bene che premono sulle cosce e i piedi che premono bene sul pavimento, mantenendo bene le 5 dita stabili sulla terra e sentire bene la pressione delle dita. Ancora vado avanti, 3, e ritorno, e espiro, 2, e ritorno, l'ultimo avanti, e ritorno in centro. Da qui al contrario, retroversione, fuori l'aria, e mi allungo, inspiro. Fuori l'aria, rotondo, e torno a lungo, fuori l'aria ancora, sempre cercando di portare le coste alle anche, distendo la schiena, e ultime due, fuori l'aria, ritorno, inspiro, l'ultimo fuori l'aria, basso le spalle, e ritorno e mi allungo. Ora andiamo a prendere il nostro asciugamano e andiamo a farlo in due e poi lo arrotoliamo come un salamotto. Benissimo, teniamo davanti a noi l'asciugamano, le braccia, e andiamo a fare questo lavoro dei polsi avanti e indietro, portando bene l'asciugamano a strizzarsi, un po' come immaginate di avere l'asciugamano pieno d'acqua. Strizzo bene l'asciugamano per far cadere, scendere, togliere tutta l'acqua dell'asciugamano, e ruoto il polso destro e sinistro, sentendo bene le dita, il polso, la mano bene che lavora, tutta l'articolazione. Ancora 4 volte e 3, 2, ruoto bene, 1 e ritorno. Da qui avvicino l'asciugamano al petto, gomiti dietro e spingo, avvicino e fuori l'aria, inspiro e spingo, avvicino ed espiro, e spingo dietro e ritorno, ancora dietro e stendo, dietro i gomiti, avanti e l'ultimo dietro e ritorno. Abbasso le braccia, lascio l'asciugamano e sciolgo le spalle. Ok, molto bene. Ora andiamo ad attorcigliare questo asciugamano.
come se fosse una palla, o se avete la palla, prendete la palla, e la portiamo tra le ginocchia. Ora, quello che dobbiamo fare è schiacciare forte l'asciugamano, la palla tra le ginocchia e poi lasciare andare senza perderla. Schiaccio fuori l'aria e lascio. Espiro mentre mi allungo bene verso l'alto e lascio. Fuori l'aria, schiaccio e lascio. E ancora, premo forte le ginocchia, allungo la schiena, rilasso. E fuori l'aria, espiro. E lascio, ancora tre, espiro due, espiro uno, e rilasso, ok. Riandiamo a prendere il nostro asciugamano, questa volta tra le mani, con le dita bene bene aperte, o se avete la palla, sempre la palla, con le dita sempre aperte, da qui gomiti aperti in fuori, e schiaccio, premo, fuori l'aria, e rilasso, espiro, premo, e lascio, mantenendo l'addome forte, e schiaccio, bene, una mano che cerca l'altra, rilasso, ancora, premo forte, espiro, e rilascio, fuori l'aria, schiaccio, e lascio, e l'ultimo schiaccio fuori l'aria e ritorno. Riportiamo la nostra palla asciugamano tra le ginocchia in modo da tenere le ginocchia bene stabili senza che si incrociano tra di loro. Apriamo le braccia portando però i gomiti ai fianchi, gomiti ai fianchi e le mani verso i palmi delle mani verso il soffitto. Da qui andiamo ad aprire e chiudere le mani. Cerchiamo sempre però di tenere la contrazione delle ginocchia. Mantengo la contrazione, mantengo l'addome forte e mi concentro bene sull'apertura e chiusura delle dita. Apro e chiudo, fuori l'aria, espiro, apro sentendo bene i gomiti che cercano i vostri fianchi, ancora tre e due. E uno, tengo bene i polsi, le mani chiuse e vado a schiacciare solo le ginocchia. Espiro, uno, due, aprendo bene il petto, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e rilasso e sciolgo tutto. Abbandono un po' la colonna, tolgo anche la palla e rilasso la parte alta e sciolgo la schiena. E poi lentamente riappoggiamo, ma ci prendiamo il nostro rialzino, lo yoga block o un libro o un qualcosa da rialzo e ce lo portiamo davanti ai nostri piedi. Ok, partiamo con le gambe ai lati dello yoga block, manteniamo la schiena dritta, inspiro pancia forte, come se fosse un gradino, espiro, sollevo la gamba e appoggio il piede sul gradino. Ritorno e appoggio fuori. Aiutatemi pure con le mani, tiro e appoggio. Torno e a lato. E ancora salgo, fuori l'aria, ritorno e scendo. Prendo bene la sotto ginocchio se non riesco, appoggio, salgo. E scendo, ancora tre, salgo, appoggio, scendo di lato e due, premo con l'altro piede a terra, ritorno e scendo, l'ultimo e rimango su. Tengo qui la posizione con la gamba bene sollevata. Sollevo le braccia, inspiro, mi allungo e fuori l'aria scendo. E ancora sollevo, inspiro. E fuori l'aria, mantenendo lì la gamba, sollevo le braccia, arrotondo la schiena e porto il naso verso il ginocchio e poi torno e salgo spingendo con la pianta sul il blocco e ancora arrotondo, scendo, scavo con l'addome, ritorno premendo bene con la pianta da tale del piede, ancora due, scendo, ritorno. E l'ultimo scendo, fuori l'aria, ritorno e su. Lascio andare giù le braccia e stacco il piede. Bene, quindi ora dall'altra parte. Sollevo, appoggio a sinistro e ritorno. Se anche qui non riesco, uso la mano, le mani per aiutare la risalita. Mantenete sempre la schiena bella eretta, premendo.
il bacino e aiutatevi con il respiro. Ogni volta che sollevo la gamba, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria. Cerco di spingere bene con l'altro piede da terra e appoggio. E ancora salgo e ritorno appoggio. Fuori l'aria, salgo, ritorno appoggio, sentendo bene lì le otto osche lavora. Salgo e appoggio. E ancora uno, salgo e rimango qui. Sollevo le braccia, lavoro sotto le braccia, inspiro, mi allungo più che posso e fuori l'aria scendo. Sollevo. Espiro e salgo, allungo bene verso l'alto e ritorno, scendo e su. Adesso arrotondo la schiena bene, come se ricevessi un pugno in pancia. Vado col naso verso il ginocchio, ritorno, spingo bene col piede con la pianta sul blocco e apro. E ancora arrotondo, scavo bene con l'addome, lascio andare, spingo e mi allungo verso l'alto. E ancora fuori l'aria, premo bene con l'addome, ritorno e salgo bene, tiro le braccia indietro e arrotondo, modifico bene la schiena, ritorno, salgo e l'ultimo, ritorno, salgo e rilasso, apro le braccia e tolgo la gamba da qui, benissimo. Ora vado giù, prendo un cubo e lo tolgo e andiamo invece a prendere i nostri due Scottex e li portiamo sotto i piedi, uno per piede destro e sinistro. Qua adesso ci divertiamo un po' e iniziamo a pattinare in avanti. Quindi il piede bene comodo sul nostro fazzolettino, andiamo a slittare una gamba e l'altra. Se ci aggiungiamo anche un po' di coordinazione, andiamo a usare anche le braccia, quando la gamba destra va avanti sul sinistro e viceversa. E tiro, cercando di distendere bene il piede. Vado, vado, ancora, e 4, 3, 2, 1, ritorno e mi fermo in centro. Bene. Com'è? Tutto bene? Sentite un po' le gambe? Ora vado solo col destro avanti, apro verso destra e torno, chiudo. Sinistro, avanti, fuori, ritorno in centro. Inspiro, fuori l'aria, così pulite anche un po' per terra. Distendo, apro, torno e chiudo, avanti, respira, fuori l'aria e ancora avanti, espiro, fuori l'aria, apro, ritorno, fin dove riuscite bene, apro, ritorno e ancora uno per l'altro, apro, l'altro e ritorno. Ora insieme si aprono e poi chiudo. Espiro, distendo bene la coscia, l'interno coscia, ritorno bellando tutti i muscoli interni. E ancora apro per fuori, ritorno, chiudo, espiro fuori l'aria, ritorno, e ancora distendo, allunga bene la schiena, ritorno usando bene le dita, anche che premono sul fazzolettino, apro, ritorno, chiudo. E ancora due, distendo, espiro, ritorno, l'ultimo apro, fuori l'aria e ritorno, chiudo. Ok, sciolgo un po' le gambe, tutto bene? Sciolgo un po' anche le shaker, lascio un po' andare. Benissimo, ora ritorniamo in avanti con la gamba destra, come era prima. Portiamo le braccia davanti allo sterno, facciamo un pallone e ruotiamo il busto verso destra, verso sinistra, scusate, la vostra sinistra, e ritorno in centro, sempre verso sinistra, espiro e ritorno, fuori l'aria e ritorno, espiro e ritorno, ancora due e ritorno,
E l'ultimo, ritorno, lascio dalle braccia e ritorno con la gamba. Cerco di tirare bene tutto indietro, indietro, fino ad arrivare all'altezza dell'altra gamba. Stendo la sinistra, porto le braccia su, ruota destra, espiro e torno. Fuori l'aria, espiro, pancia bella forte, strizzo l'asciugamano nella pancia, attivo bene le braccia, bene parallele alla terra, ancora due, espira, stringe bene l'addome, e l'ultimo vado, e ritorno, lascio le braccia e di nuovo raccolgo usando bene le dita, tutta la pianta, tiro bene e avvicino, ok. Ora, mantenendo sempre qua sotto i nostri due fazzolettini di Scottex, andiamo a riprendere il nostro asciugamano. Benissimo. Ora andremo a unire le cose. Quindi, ok, bene, dritti i piedi, Abbiamo, come abbiamo fatto prima, il nostro tasticciotto, andiamo ad attorcigliarlo, giusto? Come prima, destra e sinistra. Ovviamente uniamo, abbiamo detto, le gambe, quindi vado avanti e indietro. Ogni volta che strizzo l'acqua faccio il cambio di gamba, espiro, fuori l'aria, espiro, espiro, destro, sinistro, vado bene giù, uso bene il polso da una parte e dall'altra. Tiro, devo sentire bene tutto il polso che lavora, così come tutto il piede anche, che si attiva fino al ginocchio, usando bene la gamba, e spingo. Se volete potete o aumentare il ritmo, o anche un pochino rallentarlo. Sentiamo bene anche il polpaccio, si sente tanto anche il polpaccio che lavora, perché deve tirare bene indietro il fazzolettino. Ancora 4, 3, 2, 1, ritorno in centro e rilasso. Sentito anche il polpaccio? Sì, vero? Bene, quindi ora dobbiamo fare un po' di allungamento del polpaccio, di tutta la gamba in realtà. Quindi ci mettiamo qua, stendiamo la gamba destra e andiamo in avanti col busto. Se riusciamo afferriamo il piede, altrimenti no, o altrimenti usiamo il nostro asciugamano un pochino e ci tiriamo come preferite, o così o con l'asciugamano o tengo anche solo. L'importante è sentire tirare tutta la parte posteriore della gamba, Inspiro ed espiro. Ancora due respiri profondi, fuori l'aria, dopodiché ritorno e in centro. Cambio, l'altra gamba, piede sempre a martello e avanzo. Di nuovo, o cerco il piede, o lo lascio lì, o tiro bene con un elastico, un asciugamano. Respiro profondamente. Lavorate sempre anche con la pancia, che vi aiuta nel respiro. Ritorno e avvicino. Ok, ora riprendiamo un attimo il nostro yoga block. Questa volta lo ho il libro, lo portiamo tra le caviglie, così. Così è più lungo, ok? Da qui di nuovo andiamo a stringere bene lo yoga block e lo rilasciamo. Stringo e rilasso. Fuori l'aria e lascio, sentendo bene il lavoro che parte bene dall'alto, dall'interno coscia fino sotto. Inspiro, fuori l'aria. Le ginocchia però non si chiudono, cercate di tenerle belle ferme, di lavorare solo con le caviglie. Inspiro. Lascio, ancora fuori l'aria, lascio, espiro, rilasso, ancora due, premo, rilasso,
l'ultimo schiaccio e tengo 1, tengo la pressione 2, allungo la schiena 3, fuori l'aria 4, espiro 5, fuori l'aria 6, espiro 7, fuori l'aria 8, ritorno e rilasso. Ora tolgo lo yoga block e vado ad allungare anche l'interno moscia ora, quindi apro bene le ginocchia e spingo bene con le mani indietro le gambe, cercando di sentire bene tutto l'allungamento sulla parte interna. Inspiro e espiro. Abbasso bene le spalle, cerco di allungarmi bene verso l'alto, mantenendo la colonna che si distende, inspirando ed espirando. Ancora due respiri profondi, inspiro, fuori l'aria, e l'ultimo inspiro, ed espiro. Ritorno, chiudo lentamente le gambe e avvicino le ginocchia. Bene, ora ci mettiamo sui piedi così finiamo bene l'alloggiamento. Ci mettiamo al muro o con le mani dietro la sedia, come preferite, e andiamo ad allungare il nostro polpaccio. Mantengo bene la schiena dritta e l'allungamento. Questo allungamento cercate di farlo il più che potete. Più volte durante la giornata, quando vi sentite un po' rigidi, sempre bene allungare il muscolo del polpaccio, che tende a volte troppo spesso a contrarsi e a irrigidirsi. Inspiro ed espiro, sentendo l'allungamento, non il dolore, ma sempre una piacevole sensazione di allungamento. Piacevole, vero? Poi ritorno e chiudo. L'altra gamba, vado dietro, mantengo sempre come obiettivo il tallone dietro che cerca il pavimento. Ok, dopodiché ritorno e chiudo. Bene. Ritorniamo a sederci dopo che ci siamo allungati bene il polpaccio e prendiamo il nostro cubetto. Da qui andiamo ad appoggiare tutta la pianta sul cubetto e lasciamo cadere a terra su delle dita, dita che vanno a terra, e poi proviamo a rifar salire le dita verso il soffitto. Vado giù con le dita, come se proprio volessi aggrapparmi, prendere il cubetto, e poi ritorno su con le dita. Vado giù, espiro e ritorno su, le stacco. Come obiettivo proprio la presa delle dita sul cubetto e poi ritorno su. Ancora tre volte, vado giù, scendo, ritorno su. E vado giù due, e salgo, vado giù l'ultimo, e torno su con le dita. Ora appoggiamo bene tutte le dita sul cubetto e stacchiamo soltanto il tallone. Ci mettiamo bene di punta e andiamo a premere le dita sul cubetto. Se volete spingete anche un pochino il busto in avanti per sentire bene la pressione delle dita sul cubetto. Inspiro ed espiro. Ancora tengo, inspirando e fuori l'aria. E poi ritorno. Ok. Da qui adesso cambio piede e portiamo l'altro. Di nuovo, bene le dita fuori dal cubetto. E lavoriamo solo con le dita. Quindi sollevo e appoggio, accomodo, come se le dita volessero proprio arrivare indietro, aggrappare qualcosa, prendere e poi lasciarlo andare. Vado giù, prendo e ritorno su bene verso l'alto alle dita. E ancora scendo,
Quindi questo esercizio fatelo con un minimo di rialzo, anche un libro va bene, qualcosa che abbia comunque un rialzo da terra, in modo da far cadere le dita verso il terreno, afferrare qualcosa e poi lasciarlo cadere. Vado giù, afferro e ritorno su. Sempre con la schiena bella dritta, afferro e salgo e ancora afferro e salgo. E ultime due, vado giù e ritorno su e l'ultimo scendo con le dita e ritorno, salgo. Bene, ora appoggio tutte le dita al centro del cubetto, mi spingo un po' avanti col bacino e vado in pressione, premo bene le dita, inspirando ed espirando, cerco di affondare bene sul cubetto e premere, sentire bene tutte e cinque le dita che schiacciano e che premono via. Premo ancora. Dopodiché ritorno e rilasso. Tolgo di nuovo il cubetto, ok, e questa volta vado ad allungare portando il tallone sul ginocchio e aprire bene il ginocchio superiore. Ritorno in centro e cambio gamba. Afferro l'altro, se volete anche con un elastico, e tiro verso il basso. Allungo bene la schiena, inspiro. E anche il padre con il territorio. E rilasso, sciolgo un po' la colonna, vado giù e poi piano piano, premendo sempre con la pancia, riavvolgo una vertebra dopo l'altra, scavando con l'addome e risalgo. E lo ripeto ancora una volta, inspiro, distendo la schiena e fuori l'aria, parto giù dal mento che scende e vado giù a cercare bene i piedi. Mantengo il collo rilassato, inspiro e poi ritorno su dal basso fuori l'aria, una vertebra per volta. Ok, solleviamo le braccia e là, rilassiamo tutto. Mandiamo tutto via per il paese, lasciate andare ogni cosa, shakerate tutto e io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto, che con questi esercizi un po' diversi dal solito, con i nostri attrezzi che ci aiutano sempre, ci siamo un pochino di nuovo rinforzati e abbiamo allontanato un po' l'indebolimento muscolare. Fateli ogni volta che volete, soprattutto vi ricordo l'allungamento, allungatevi, allungatevi sempre, sempre, tutti i giorni. Quindi io vi ringrazio e se volete lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!